Antonella, cara, vorrei tanto far gustare alle tue gentili amiche quel magnifico vino che portammo dalla Sardegna. Veramente ce lo siamo bevuto tutto. Ci sarebbe quello della Lollobrigida. Se sapessi dove trovarlo. Cantina. Certamente. Lele? Lele! La partita. Ma lasci stare, avvocato. Tanto noi non beviamo. Male, male. Veramente io sono un po' beoncina, in effetti. Sì, la mamma, in quanto a bere e fumare. Mamma, mamma, please, pardon. Mia madre non si rende conto quando fissa le persone, entra come in trance. Mamma! Santo cielo! Aluga! E piantala che mamma è stufato! Ma insomma, te ne voglio andare di là? Ci mancava pure tua sorella con sti panini! Io dico, ma non posso mangiare come l'altro! Ma che ho fatto? Ma Rosa, piantala, ma fatela che mi sta a fare il sacco delle cose! Rosa, la nostra domestica. Cara, forse è necessario il tuo intervento. Anche Aluga, quando piantala, eccede... Penso sempre che se non ci fosse mi mancherebbe tanto. La simpatia di Antonella. Certamente, è unica. Oh, Rosa! Tuo demonio mi ha fatto cascare il tagliere su un piede. Non ci deve venire in cucina che me ne combina sempre qualcuna delle sue. Glielo dica un po' lei, dottor. La nostra Rosa è un personaggio. Sì, un personaggio, sta al cinema. Ma Rosa... Perché l'hai tagliata tu, la carne? Lo sai che la voglio affetta io a tavola, come in tutte le case che si rispettano. Alfonso, vero, in fondo non si è inglesi nessuno, ci si serve da soli. È difficile tenere un po' di disciplina, un minimo di tradizione nell'attuale situazione. Domestic situation. Lele. Eccolo lì, indomabile, un puledro selvaggio. Lui è il suo sport, nessuno lo può trattenere. Del resto sono passioni sane. I ragazzi sono molto equilibrati, se guardiamo. Caro momento, pardon. Luca, controllati. Un momento, signore, ecco. Un bambino un po' tanto vivace. Nuci, tu non puoi giudicare perché non hai mai avuto maschi. Ci vuole il doppio della pazienza. Io però li preferisco, in fondo. Scrive su... Ma dico... carta già. Purtroppo la carta, la plastica, hanno sostituito i corredi delle nostre mamme. Del resto mi dicano loro, care signore, come si potrebbe... Io non mi sento di esigere da mia moglie il rispetto di un modus vivendi purtroppo inattuabile. E poi perché purtroppo? Non credo che sia da rimpiangere. Noi siamo molto adattabili, vero? E in fondo il nostro tempo non ci dispiace del tutto, vero Antonella? Certo, è il nostro. Non si può certo vivere in un altro. Realismo e coerenza, no? Giusto, è una ragazza in gamba, Antonella. Loro quando l'hanno conosciuta? Antonella non mi racconta mai niente perché sono distratto. Sì, non ricordo i racconti, non riconosco nessuno. Distratto? Io direi sordo. Cioè, muto no, questo proprio no. Ci siamo conosciute a scuola, Ne è passato di tempo. Però io sono venuta al vostro matrimonio. No, sì. Questa poi. Di quella fortunata occasione io non ricordo nessuno, ma non per distrazione, ero veramente molto assorto. Posso esserti utile, Pat? Allora mi troverà molto cambiato. Molto, dico la verità. Non direi, Nucci. Forse è più bello adesso. Ah, vedi questa? Non credo che nessuno di noi sia più bello adesso. Non sarebbe neanche giusto.
È buffo, no? Li abbiamo tirati su nel culto dell'igiene, asettici, tipo americano, e si ribellano anche a questo. Dicono che alla fine Mitridate, sa Mitridate, dicono che si nutrisse soltanto di veleni. Bene, Gerta, adesso andiamo, eh? Hop! Patrizia, non mi è chiaro perché non mangiate a tavola, tu e questa... Hanno i loro impegni, Alfonso, per favore. Giustifica sempre, sai tu. De schiava! Patrizia, amerei che tu salutassi le signore e tua madre. È una bambina, con tutte le follie della sua giovane età. Ah, ha vinto il Manchester, ma porca miseria! Porca miseria, c'è infame! È una questione di classe di gioco, sai. Io credo che manchiamo di coesione, forse di una vera tradizione, amico mio. Ma non parla, dai, che non capisci niente! Se il demente telefona, digli che non ci sono. Se poi fa quelle cose tipo venire qui a seccare, dagli questo. Chi è il demente? Bubi, naturalmente. L'ho definitivamente liquidato, oggi. Non ha senso un rapporto impiantato su... Beh, nel quale non credo. Pat, un uomo non significa crederci. Non è mica detto che una donna non possa pensare e fare quello che vuole o essere antiquata perché ha un fidanzato, un marito. Guarda me, per esempio. Io non mi sento obbligata a fare.